sono la coordinatrice, diciamo organizzatrice, delle summer school che si svolgono sia alla scuola Paolo Grassi, sia a Milano Scuola di Cinema e Televisione, cioè a due delle scuole civiche di Fondazione Milano. Il Comune ha messo in qualche maniera in rete queste istituzioni didattiche, creando un contenitore che potesse promuovere e dare risalto alle loro offerte formative per l'estate. Noi cerchiamo di fare un'offerta tenendo presente anche qual è la domanda. In genere la domanda è moltissimo di propedeutica, orientamento. La prima richiesta è quella di far venire in un momento estivo dei giovani che poi forse vogliono iscriversi alle scuole o vogliono capire, eccetera. Questa è la primissima, chiamiamolo, propedeutica orientamento. Focus che io mi sono data, l'obiettivo, ma che poi abbiamo deciso anche un po' in team, diciamo così, è un po' rendere consapevoli i ragazzi che hanno una voce e che questa voce è collegata alle emozioni e che può esprimere tante cose che non siano solamente dei suoni, ma che insieme al significato ci sia un significante che sia molto profondo. E quindi li scuotiamo un po', diciamo, sì. Abbiamo metti quello di scuoterli e di farli rendere consapevoli del fatto che questa voce c'è. Ottimo, direi. Vai. Non me ne frega niente delle note. Suoni due bottoni. Volevo lavorare in modo approfondito per 2 settimane per imparare nuove cose, per cambiare un po' il mio modo di vedere, cioè sto imparando veramente tanto. Oh, ma c'era lì dentro? Non lo so, mi sono ispirata a lui. Per me la voce senza una connessione profonda col corpo, ma con l'emozione. E per tutta la psicosomatica, tu sai che la psiche condiziona il corpo e viceversa, per cui se non c'è una sinergia fra queste due cose, per me non c'è voce, o quella voce che c'è è fuori da chi la suona, per cui mi interessa poco, diciamo così. Accompagna col corpo sta cosa. I bottoni sono molto più lontani, per cui li devi venire a suonare qua. Vai. Il canto, il movimento del corpo, no? Il training, l'improvvisazione. Io devo lavorare molto sull'improvvisazione perché non, diciamo che non so molto improvvisare. E, sì, è l'unica cosa che mi rende felice, quindi. Quelli di quest'anno sono veramente eccezionali, nel senso che credo siano stati anche molto brave le persone che hanno fatto la selezione per scegliere questi ragazzi, perché è un gruppo veramente facile, nel senso che è tutto l'anno che insegno ed sono stata in tournée quest'anno, per cui sono molto stanca, arrivata a luglio comincio un po', e devo dire che lavorare con loro è molto semplice. Ora ho fatto ieri e oggi, questo è il secondo giorno, ed è stato veramente molto bello. Sono molto in ascolto, sono molto accoglienti fra di loro, per cui chi è più timido viene accolto da chi è più estroverso, e questo è fondamentale in un gruppo. No, chiamatemi davvero. Giulia, ciao. Ciao. Come ti pare, ma chiamatevi seriamente, con intenzione. Sei sconnesso da quello che è il tuo corpo, per cui qualcosa gli succede. B, è una roba puramente esteriore e performativa, per cui non passa l'emozione che stai vivendo, o che magari non stai vivendo ma che vuoi comunicare. Chiaro? E quindi è molto diverso essere dal
dal fare. Sin da piccola ho questo sogno, vedendo le attrici in televisione, dico anch'io come loro quando ero piccola. Poi diciamo che andando avanti il sogno, diciamo, si è più concretizzato in quel che volevo fare e quindi ho iniziato la mia strada. Vai. Ancora. Sì. Relazionandoti, magari le cose che hai scelto di fare possono essere emotivamente troppo compromettenti, diciamo così, per la persona, per cui il progetto che avevi fatto per il pomeriggio, la lezione che avevi scelto di fare per il pomeriggio la devi cambiare, come è successo oggi. Ci sono ragazzi meravigliosamente emotivi qui, per cui devi un attimo riaggiustare sempre il tiro. Tu le dai i luoghi dove sono questi bottoni e lei deve suonare. No, lei ti dà proprio i luoghi. Suona questo. Suona, suona. Ah, ah, suona. È un rapporto un po' strano, perché sono molto timida in realtà, molto emotiva. E le cose che mi terrorizzano, mi affascinano, quindi quando ero piccola immaginarmi su un palco mi veniva tipo da svenire, mentre adesso ci vado e... Quindi obiettivo, come dicevo prima, il fatto che possano essere consapevoli della loro voce, poi per 5 giorni è veramente un grande obiettivo secondo me.